Ben ritrovati a tutti dal centro sportivo di Milanello, dove questa mattina la squadra rossonera si è allenata per sfidare poi domani sera il Liverpool, allenamento di vigilia con tante notizie, tante novità, purtroppo non positive per la squadra di Stefano Pioli. Tra l'altro vi faremo vedere anche le immagini dell'allenamento dei rossoneri, anche di un colloquio tra Stefano Pioli e la dirigenza con Paolo Maldini e Frederic Massara, che sono presenti qui al centro sportivo, perché naturalmente c'è da valutare anche una situazione infortuni che col passare dei giorni aumenta sempre di più. Milan non ha pace praticamente per quanto riguarda gli assenti, i giocatori infortunati, e ne ha persi altri due rispetto alla lista già lunga che avevamo stilato nei giorni scorsi, perché si è aggiunto ovviamente Pietro Pellegri a questa lista. L'attaccante in prestito dal Monaco ha subito un problema all'adduttore, l'adduttore lungo, e per questo era uscito dopo i primi 15 minuti contro la Salernitana. Ma c'è anche una novità negativa per quanto riguarda Leao. L'attaccante portoghese non prenderà parte alla partita contro il Liverpool in programma domani sera a San Siro, sfida decisiva per la Champions League, per un problema al bicipite femorale. Era uscito dal campo durante il primo tempo contro la Salernitana per una forte contusione. Questa contusione ha portato ad una piccola lesione muscolare al bicipite che gli farà perdere la sfida decisiva contro gli inglesi. Ovviamente il Milan proverà a recuperarlo per le partite successive in campionato, soprattutto per l'Udinese o il Napoli, che è il big match decisivo anche in questo caso per le sorti del campionato. Vedremo nei prossimi giorni se il Milan proverà e riuscirà a recuperare l'attaccante portoghese. Queste sono le due novità di mattinata. Aggiungiamo anche una terza, perché anche Theo Hernandez quest'oggi non si è allenato col gruppo, non è sceso in campo ad allenarsi all'aperto col gruppo perché è raffreddato. Questo raffreddore ha portato il Milan a preservare praticamente l'esterno francese, che si è allenato da solo in palestra, anche perché qui a Milanello, nonostante il sole, la temperatura è molto bassa, quindi per evitare qualsiasi rischio il Milan ha preferito farlo allenare in maniera individuale in palestra e non ha preso parte all'allenamento. Abbiamo visto invece anche Giroud allenarsi a parte, sta provando a recuperare per le ultime partite di questo 2021, mentre sia Rebic sia Calabria non li abbiamo praticamente visti nemmeno ad allenarsi a parte. Evidentemente stanno ancora facendo un personalizzato in palestra. Sono un po' i tre giocatori che il Milan spera di recuperare nelle partite finali del 2021 contro Udinese, Napoli e Empoli. Invece poi sapete benissimo che per Kier invece la stagione è praticamente finita con 6 mesi d'anticipo. Una infermeria sempre molto ampia, sempre molto vasta per quanto riguarda questi problemi muscolari che continuano a tartassare il Milan e a limitare le scelte di Stefano Pioli, perché ora anche contro il Liverpool l'allenatore rossonero dovrà fare la conta dei giocatori lì in avanti. Ci sono praticamente solo Messias, Salemakers, Diaz e Krunic che possono giocarsi i 3 posti alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Per quanto riguarda Ibra, poi alla fine del video parleremo anche della situazione di calciomercato su Ibra. Oggi lo abbiamo visto allenarsi bene a Milanello, quindi dovrebbe essere lui, anche perché senza Giroud e senza Pellegri, che non è nemmeno in lista Champions, l'attacco sarà di nuovo affidato nelle mani di Ibrahimovic, del quarantenne svedese. I ballottaggi riguardano soprattutto la tre quarti, perché a questo punto, con l'esclusione di Rebic e Leao a sinistra, le opzioni sono due: o mettere Krunic a sinistra con Brahim Diaz dietro la punta e Salemaker a destra, o addirittura mescolare un po' le carte e inserire Messias a destra, Brahim e Krunic a sinistra. Praticamente è la tre quarti che abbiamo visto giocare titolare contro il Genoa, per intenderci. Sono questi
i dubbi maggiori di Stefano Pioli, ovvero della batteria dei trequartisti dietro Ibrahimovic, che per poi il resto della formazione è praticamente fatta con Kessié e Tonali, che dovrebbero giocare titolari a centrocampo, Kalulu in vantaggio su Florenzi per una maglia da titolare come terzino destro, a sinistra Theo dovrebbe farcela e giocare a sinistra, ovviamente, ripeto, oggi il Milan ha preferito preservarlo facendogli fare questo allenamento individuale in palestra, ma domani dovrebbe partire titolare contro i Reds allenati da Klopp. I due centrali di difesa saranno Romagnoli e Tomori, vista l'emergenza, soprattutto visto l'infortunio capitato a Kier, e ci sarà poi anche l'esordio dal primo minuto di Maignan, il ritorno meglio dal primo minuto di Maignan tra i pali, perché lui aveva giocato le prime due, poi si era fatto male, e ad esempio l'ultima contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano non c'era, lì c'era Tatarusanu tra i pali. Abbiamo detto l'attacco sarà affidato ancora a Zlatan Ibrahimovic, che ieri è tornato anche sull'argomento rinnovo. Il giocatore svedese vuole restare al Milan, ha detto voglio rimanere a vita con la maglia rossonera. Evidentemente tra qualche settimana si comincerà ad entrare anche nel vivo di questa trattativa di rinnovo, perché il quarantenne svedese vorrebbe ancora giocare in rossonero, vorrebbe ancora rimanere al Milan. Naturalmente noi crediamo che bisognerà attendere anche un po' le condizioni atletiche e fisiche di Ibrahimovic verso febbraio-marzo per capire come arriva in quel momento della stagione. Tutto dipende dalle condizioni atletiche del bomber milanista, perché poi il Milan ha sempre aperto al rinnovo di Ibra. Sappiamo quanto sia importante questo giocatore per lo spogliatoio, per l'ambiente, anche mediaticamente dal punto di vista della comunicazione, e quindi lui ha detto sto bene, in questo momento mi sento bene, vorrei rimanere al Milan a vita, e più avanti si comincerà ad entrare nel vivo del suo rinnovo. Da quello che sappiamo, il Milan non ha assolutamente problemi a rinnovare Zlatan Ibrahimovic, ci si tratta solamente di capire come arriverà in primavera. D'altronde il suo contratto prevede anche un aumento di stipendio in base alle presenze, in base anche agli obiettivi individuali e di squadra, e così sarà impostato anche il rinnovo per il prossimo anno, per la prossima stagione. Ovviamente se dovesse rinnovare Ibra, il Milan comunque dovrebbe fare qualcosina lì in attacco, perché abbiamo visto che Pietro Pellegrini non dà le garanzie necessarie dal punto di vista atletico, Giroud anche lui molto spesso ha degli infortuni o comunque è assente dal campo, e quindi il Milan deve fare delle riflessioni in attacco nonostante l'eventuale rinnovo di Zlatan Ibrahimovic.